Comincia una stagione ancora più difficile, però bellissima per la Miternina, il secondo anno in Serie D, per lei è la prima volta in questo ruolo. Qual è l'emozione, quali sono le sensazioni? Beh, un'emozione grandissima, perché questa è una società che io ho scoperto appena dopo il terremoto, quando qui c'era la Tendopoli e sembrava un sogno di poter realizzare poi un impianto, anche con l'aiuto nostro della Gazzetta dello Sport e del Corriere della Sera, un impianto così. E poi la cosa stupenda di questa realtà è che è una realtà viva, assolutamente vivace, piena di giovani, di ragazzini, e quindi con un futuro garantito, e piena di gente che ha una grande passione. E io quando vengo mi accolgono sempre come un vecchio amico, e sì, mi ritengo di essere un vecchio amico, ma mi sento perfino quasi in imbarazzo, perché poi alla fine non ho fatto niente, cioè mi sono innamorato di una realtà vivendola di persona, ecco, tutto qua. La Miternina è un modello dilettantistico, ma sicuramente con un'impronta che guarda, almeno come cultura, al professionismo. Tanti giovani, tanto entusiasmo, serenità nella società, società pulita, niente debiti, poche storie. Significa che il calcio italiano, evidentemente, dall'alto fino alle categorie minori deve comportarsi in un certo modo, oppure c'è bisogno di ricominciare a spendere soldi come qualche anno fa e come fanno le squadre nel resto d'Europa? Ma assolutamente, perché poi le squadre spariscono. Mi sembra che il patron Pasquale Specchioli abbia le idee molto chiare su questo argomento, anzi c'è un paio di idee che sarebbero da portare a livello nazionale. Insomma, io credo che bisogna stare con i piedi per terra. La realtà locale è questa, è una realtà meravigliosa, però deve essere anche un esempio da seguire per tutte le società di questo livello, e non solo, perché tanto è vero che dobbiamo riformare i campionati perché le squadre chiudono e falliscono, oppure ci sono squadre, come è successo l'anno scorso in una squadra blasonatissima del nord, che vengono venduti a uno che costruisce hotel subacquei, cioè sembra un film di Totò. Però ci sono anche queste realtà, dopo rischiano di scomparire però. Quindi il messaggio è questo qui: serietà, competenza e soprattutto tanti giovani, evidentemente. Serietà, competenza, professionalità, sia nei dirigenti, dove il volontariato è fondamentale, però ognuno deve fare quello che sa fare, ma la cosa fondamentale è la professionalità dei tecnici, soprattutto dei tecnici dei bambini. Perché i genitori affidano i bambini a una persona che deve essere competente, e qui questo lo vedo realizzato. Pasquale Specchioli, comincia un'altra stagione per la Miternina in Serie D, lei è tornato al vecchio amore, non se n'è mai andato dal calcio in realtà, però ha ripreso una vecchia passione e lo fa in un territorio, con una squadra e con una società che vuole fare bene. Sì, c'è stata una pausa di riflessione, forse pensavo definitiva, ma in realtà insomma è una passione che è difficile da lasciare. Grazie al rapporto con dei dirigenti veramente seri e appassionati, è venuta questa voglia di ritornare un po', soprattutto di dare un contributo di idee nell'impostazione della società, ecco, al di là di un aspetto economico che cercheremo di far quadrare comunque. Quindi la spaventa un pochino il ruolo che questa società ha, nel senso che è una società dilettantistica, però punta sempre nei metodi, nella gestione, al professionismo, quindi c'è da mantenere una categoria difficile, c'è da guardare al futuro, il settore giovanile, come si sente rispetto a questa nuova sfida? Ma io ho sempre fatto calcio per sviluppare il settore giovanile, penso di averlo fatto anche in maniera decorosa in alcuni momenti, e tutti gli altri compagni d'avventura hanno questa idea, quindi noi vogliamo soprattutto potenziare ed essere un punto di riferimento importante per il settore giovanile. La prima squadra deve essere comunque fatta da giovani, cercheremo di tenere la categoria, ma con un budget che è veramente meditato e sicuramente sottoposto al vaglio di tutti, quindi diciamo che non vogliamo uscire fuori da questo, perché vogliamo alla fine della stagione chiudere
il bilancio in assoluto pareggio. Il territorio aquilano ha finalmente, dopo tanto tempo, due squadre, l'Aquila Calcio in prima divisione, la vecchia C1, la Miternina in Serie D. Questo significa che il territorio in qualche modo ha reagito al brutto colpo del terremoto. Qual è il suo pensiero rispetto a questi eventi? Beh, purtroppo bisogna dire una cosa, che il calcio ha tratto l'Ilva da quel brutto evento. Questa è una triste constatazione, bisogna farla, perché probabilmente dei soldi che sono affluiti nel calcio, nella ricostruzione dell'Aquila terremotata, diciamo, sono arrivati da questo, quindi ahimè sarebbe stato meglio avere un calcio in più in difficoltà e l'Aquila ancora sana. Sindaco Giusti, la seconda stagione in Serie D è stata un'impresa, quella dell'anno scorso, la salvezza. Quest'anno c'è da ripetersi, magari con qualche pensierino in più. Lei da sindaco come sta vivendo questo inizio di stagione? Allora, io lo vivo sempre con molto orgoglio, ogni inizio di stagione della società Miternina, per tutto quello che fa, non soltanto per il discorso chiaramente del campionato di Serie D, ma perché grazie al campionato di Serie D siamo in grado di reggere quello che vedete adesso, un settore giovanile che è veramente un vanto e un fiore all'occhiello per tutti. Per quanto riguarda il campionato, noi partiamo con gli stessi presupposti dell'anno scorso, certamente una salvezza tranquilla comunque per quanto riguarda noi siamo contenti che questa squadra faccia comunque da biglietto da visita per il nostro territorio su tante altre realtà. Il modello calcistico applicato al modello politico, cioè più giovani, più voglia di emergere, magari qualche soldo in meno e qualche idea in più. Beh, lo impone anche la situazione che stiamo vivendo. Oggi sappiamo tutti il periodo di crisi che stiamo passando e dare dei segnali in questo senso è importante anche nelle realtà sportive. Mister Vincenzino Angelone è già arrabbiato per trovare lo stimolo per affrontare la stagione, oppure oggi si sta godendo questa bella festa di sport? Sì, per questa sera abbiamo staccato un attimo la spina, diciamo, perché siamo allenati oggi, abbiamo preparato la gara per domani, adesso abbiamo queste due ore di stallo perché poi dobbiamo subito riconcentrarci per domani, perché parte il campionato e ci stiamo mettendo tutta per partire con il piede giusto. Quali sono le sensazioni per come è stata costruita la squadra? È quella che voleva lei? Rispecchia i valori di cui aveva bisogno per migliorare la salvezza un pochino faticosa dell'anno scorso? Beh, quando la società mi ha chiamato a giugno per la riconferma mi ha illustrato i programmi, mi ha detto che la squadra sarebbe stata ridimensionata e che ci sarebbe stato un progetto di giovani. Io ho accettato, quindi adesso la squadra su 24, mi sembra che 21 sono nati dopo il 1990, quindi la squadra è giovanissima. Sì, abbiamo perso in esperienza, abbiamo perso come tasso tecnico, però sicuramente abbiamo acquistato molto come motivazioni, come voglia di fare bene, come determinazione. Però salvarsi di nuovo in Serie D significa dare un ulteriore segnale di forza al territorio aquilano, che adesso ha una squadra in prima divisione come l'Aquila Calcio e che oggettivamente ha bisogno di mantenere la Miternina in questa categoria per fare bene il calcio nell'Aquilano. Sì, noi ce la metteremo tutta per raggiungere l'obiettivo e sono sicuro che alla fine lo raggiungeremo come l'anno scorso, anche perché poi il prossimo anno con la riforma dei campionati la Serie D diventa la quarta serie e diventa veramente una categoria importante. Quindi quest'anno è fondamentale sopravvivere, diciamo, in questo campionato, perché poi ne vedremo delle belle poi negli anni futuri. Però tra i nuovi arrivi c'è qualche chicca, qualche promessa? Lei li ha visti, li ha tenuti da più di un mese, quindi evidentemente vediamo che c'è molta fiducia, quindi significa che c'è qualche promessa a scoppito che è arrivata e che evidentemente farà bene. Sì, i ragazzi sono validi, li abbiamo presi dopo dei provini, li abbiamo tenuti anche qua una settimana a visionarli con noi. Sono tutti bravi, adesso fare dei nomi è antipatico. Secondo me cresceranno ancora molto, perché devono crescere, hanno voglia di crescere, sono messi subito a disposizione per apprendere. Il compito mio e il compito di quelle 3-4 persone del posto che stanno qua già da diverso tempo, farli crescere, aiutare a crescere prima possibile per il bene della squadra. Alessandro Del Coco, il numero 10 ci sta bene o male, non si sa. Lei in genere è il 6 sulle spalle, perché questa scelta di mettere un numero così importante sulla maglia?
Ma veramente c'è stato un problema di taglie, semplicemente per questo, altrimenti non avrei mai preso il numero 10, poi sistemeremo a breve con togliendo semplicemente l'1 e lasciandolo 0. O magari mettere un altro 0, no, al di là delle sciocchezze, Alessandro Del Coco, bandiera della Miternina, capitano della Miternina. La seconda stagione storica, leggendaria per questo territorio, in Serie D, si riparte dai giovani, a lei toccherà far capire che cosa è Scolpito, sembra una cosa così, invece non lo è. Sì, non è una cosa molto semplice, soprattutto far capire ai ragazzi che insomma la categoria per il territorio è un qualcosa di grandioso, di strepitoso, e quindi bisogna fare del tutto, bisogna stringere i denti, lottare per la maglia affinché insomma il campionato resti questo per parecchio tempo, perché poi intorno alla Serie D ruota il settore giovanile, c'è un'altra visibilità rispetto ai campionati regionali, e quindi tutti dobbiamo capire che è molto importante, non solo per noi che ci giochiamo, ma soprattutto per tutto il territorio, tutto il circondariato di Scolpito, dell'Aquila. Mister Angelone diceva, i ragazzi, sì è vero, abbiamo perso un pochino di esperienza, un po' di tasso tecnico, però i ragazzi che io con cui lavoro da più di un mese sono a disposizione, sono disponibilissimi, hanno già capito probabilmente di che cosa si tratta. Ora però c'è come diceva lei, stringere i denti, perché dal prossimo anno questo campionato offrirà molte più possibilità per una società come questa. Sì, beh, il compito del mister quest'anno è arduo, diciamo, perché effettivamente si trova ad allenare una squadra radicalmente cambiata rispetto a quella dello scorso anno e molto più giovane rispetto agli ultimi anni, insomma, che eravamo abituati ad avere dei giocatori già esperti della categoria, sia in promozione, sia in eccellenza, sia in Serie D. Quest'anno sarà una scommessa per tutti, però mister Angelone insomma sa quello che deve fare, noi vecchietti diciamo gli diamo una mano ben volentieri. Qual è lo stimolo più grande che lei ha? Al di là della maglia, l'amore per il territorio, insomma, però restare con la stessa maglia per tutti questi anni, sono tanti anni, avere 32 anni quasi compiuti e trovare sempre ogni volta la voglia di fare un campionato anche difficile, anche complicato, anche in categorie inferiori, dove trova questo? Qual è il più grande stimolo? Ma lo stimolo è quello di giocare a calcio principalmente, poi ho avuto la fortuna insomma di crescere qui a Scolpito, sembra insomma un ossimoro, no? Perché comunque è un paesino di pochi abitanti eccetera, però da piccoli abbiamo sempre giocato a calcio, ci siamo sempre divertiti e abbiamo sempre formato nelle stagioni un bellissimo gruppo dove oltre al calcio insomma rimangono gli amici, e quella è la cosa che ti porta avanti. L'ha impressionata qualcuno dei nuovi arrivi tra i giovani? Ma sono tutti molto bravi, non faccio nomi adesso perché è presto, quindi aspettiamo qualche partita, però devo dire che sono veramente, si sono messi tutti a disposizione, hanno delle grandi qualità tecniche e quindi devono capire che devono lottare e poi cresceranno. Corrado Chiodi, l'Aquila Calcio alla presentazione della Miternina qui a Scolpito è un bel segnale, significa che il territorio comincia come dire, a capire che è arrivato il momento di fare calcio non insieme ma con qualche collegamento. Ma senza dubbio, questo invito mi ha fatto veramente piacere, io ho accettato immediatamente perché anch'io condivido questo concetto, facciamo parte dello stesso cratere, siamo vicini e quindi potremmo anche creare un rapporto di collaborazione e perché no, aiutarci perché le cose facendole insieme secondo me si fanno meglio. Ai nostri microfoni poco fa il vicepresidente della Miternina Specchiori ha detto sì, all'Aquila si fa finalmente, si vince col calcio, però queste vittorie e questo modo di fare calcio sono arrivati perché c'è stato un terremoto, quindi forse sarebbe stato meglio fare un calcio minore senza il dramma del terremoto
in mezzo. Ma senza dubbio, noi ecco, abbiamo avuto la spinta del terremoto perché l'Aquila in questo momento ci sta dando tanto e noi, io personalmente, volevo ridarlo in qualche maniera. Abbiamo approfittato in questo momento in cui l'Aquila Calcio stava leggermente in difficoltà e siamo subentrati, un gruppo di imprenditori che stiamo riportando, insomma, un po' di emozione, un po' di entusiasmo a questa città. L'ultima domanda, quando guardi il settore giovanile della Miternia, che è sempre stata la caratteristica principale di questa realtà, pensa che questo modello sia quello vincente, perché insomma l'Aquila Calcio si è affidata a delle squadre più blasonate di Serie A come la Roma per far arrivare i giovani e per farli crescere in un territorio sereno? Perché io più che vincente lo vedo giusto, lo vedo. Loro fanno un bel percorso e noi possiamo senza dubbio affiancarli in qualche maniera e avere una collaborazione reciproca. Grazie. Siamo con un pezzo di storia dell'Amiternum o Amiternina che dir si voglia oggi, Amiternina un tempo era Amiternum, ex scoppito. Quali emozioni si provano dopo 40 anni di storia di pallone sacrificato, sempre però con tanta passione? Beh, le emozioni sono tante, anche perché i ricordi si accavallano uno sopra l'altro, episodi belli, episodi meno belli, però alla fine i risultati sono il premio dei nostri primi sacrifici. Ve l'aspettavate voi qualche anno fa di raggiungere certi risultati? Oppure? Sì, onestamente io dicevo che per scoppito paese, scoppito pochi tifosi, pochi sostenitori, era troppo. Però poi alla fine mi sono voluto ricredere e quelli che sono venuti dopo sono stati bravissimi. Quindi questo territorio è cambiato in meglio, il paese è diventato più grande rispetto a qualche anno fa, la differenza più... È diventato notevolmente più grande, si è raddoppiato se non triplicato, per cui certo insomma, le condizioni di oggi non sono quelle di 30 anni fa. Perché si era scelto tanti anni fa di fare calcio soltanto per passione sostanzialmente? Inizialmente si era scelto quasi come una scommessa, siamo partiti dalla terza categoria col fiasco di vino e col salame tagliato dopo la partita, la pizzeria, quelli erano i premi. Però lo spirito in questa società è rimasto? Lo spirito è rimasto, animati da questa cosa di portare avanti un qualche cosa che non c'era niente. Qual è il ricordo più bello, se lei dovesse sceglierne uno? Beh, il ricordo più bello è quello di essere riusciti a creare intorno a questo nucleo di tifosi una marea di gente che ci vuole bene, che ci ha voluto bene e ci ha sostenuto. Marino Sarra, manca pochissimo all'esordio della Miternia nel secondo campionato storico in Serie D. Come vi state preparando? Sarà una stagione particolare perché in campo ci saranno molti giovani. Ma io mi auguro bene, insomma, noi lavorando la voglia e l'impegno ce lo stiamo mettendo tutto, l'allenatore altrettanto, i ragazzi li vedo motivati di far bene anche perché queste due partite di Coppa hanno dimostrato di saper fare. Certo, il calcio a volte sono episodi, sono fortune, sono tante cose, io mi auguro di far bene e cercare di raggiungere il nostro obiettivo. Dall'Aquila Calcio è arrivato un bel segnale, il presidente Corrado Chiodo è qui e ha detto magari ci sarà occasione per cominciare a collaborare in un modo o nell'altro, perché queste società sono le uniche due del territorio, di questo territorio, e giocano in categorie buone. Ma io vi auguro e io sono stato sempre uno dei promotori di fare una collaborazione con l'Aquila Calcio, partendo dal settore giovanile, che noi come ben sanno tutti quanti abbiamo un discreto settore giovanile, però stiamo sempre qua, voglio dire, non si riesce. Io stimo molto il presidente dell'Aquila Calcio, sia Gizzi che Chiodi, e mi auguro che questo sogno, diciamo, un domani si avvererà. Questa squadra deve mantenere, però, e questa società deve mantenere la categoria, è importantissimo, non soltanto giovani, probabilmente c'è bisogno anche magari di ricominciare a puntare qualcuno con un po' di esperienza, perché qualcuno è andato via. Beh, noi, come ripeto, ci siamo affidati a delle persone esperte, tra cui il direttore sportivo o generale, come lo vogliamo chiamare, che è il signor Barbandi, che è una persona che sta dimostrando di saper fare il suo lavoro. C'è Pasquale Specchioli, che è un altro vicepresidente. Diciamo, presidente, io lo ritengo il padrone della Miternina, okay. Diciamo, perché vicepresidente c'è il co-presidente Luca Paiola,
che è persona che ci dedica anima e cuore, da queste parti si dice anima e cuore, e come ripeto, speriamo di mantenere la categoria con i nostri impegni, anche perché ci ripaga i sacrifici. Però tendo a precisare che per me la Serie D nel nostro comune qua è come avere la Serie A a Torino, voglio dire, è un grosso valore, cioè tenerlo in queste zone, un piccolo comune, nella Serie D. È stato un sogno arrivarci, speriamo sia una realtà rimanerci.